Fratelli d'Italia al 6%, è un grande risultato per noi, conferma un trend di crescita assolutamente ottimo che speriamo di confermare nelle prossime elezioni europee. Ancora una volta siamo uno dei due partiti che crescono e insomma le nostre percentuali in questo caso per esempio raddoppiano, quindi sono molto molto contento. Campagna elettorale per l'Europea parte da Torino, come mai per Fratelli d'Italia? Parte da Torino perché Torino è diventata un simbolo dell'attenzione che c'è bisogno in questa nazione verso le categorie produttive, verso gli investimenti, lo sviluppo, capire che l'unico modo di sconfiggere la povertà è creare lavoro e l'unico modo di creare lavoro è mettere il consumo nelle condizioni di farlo. Noi apriremo qui la nostra campagna elettorale con una grande conferenza programmatica 13-14 aprile al Lingotto di Torino per dialogare con questi mondi che aspettano risposte e che sono anche molto delusi dalle politiche del governo. La vicenda della TAP non è un buco per arrivare a Lione, io rabbrividisco quando sento il ministro delle infrastrutture dire una cosa del genere. La Torino-Lione è un pezzetto di alta velocità che manca per essere collegati a tutta l'intermodalità europea. Significa decidere di stare dove staranno le merci e i loro spostamenti nei prossimi decenni o decidere di stare nel terzo mondo. Il tema della TAP non è un tema di partito, è un tema di difesa dell'interesse nazionale e mi piacerebbe che anche la Lega partecipasse con le bandiere tricolori.